So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Tragedia in città nella notte tra sabato e domenica. Raffaele Monaco, centauro di 26 anni di Fiorano, è morto a causa delle ferite riportate in seguito ad uno schianto in via Emilia Romagna. Il giovane, dopo aver perso il controllo della propria moto, è finito contro un lampione. Purtroppo il 26enne è morto dopo il trasporto all'ospedale di Baggiovara. Il mezzo è ora sotto sequestro per accertamenti. Il non-stop street food di via Braida finisce nel mirino dei ladri. Tra venerdì e sabato notte, ignoti sono entrati da una finestra del ristorante portando via il registratore di cassa con all'interno qualche centinaio di euro, tablet ed alcuni oggetti dalla cucina. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine. Venerdì pomeriggio, sempre in zona Braida, un 23enne di nazionalità marocchina è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia locale. Il giovane è finito in manette per aver venduto hashish ad un 37enne. Gli agenti hanno sequestrato 17 grammi di hashish ancora in possesso del 23enne, 130 euro ritenuti frutto dell'attività di spaccio ed il cellulare messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ringrazio il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale che sta facendo un ottimo lavoro, ha commentato il sindaco Gianfrancesco Menani, e che provvederà a segnalare alla prefettura tutti i consumatori che, grazie alle indagini che seguiranno questo arresto, sarà possibile individuare. Dispiace solamente che, ancora una volta, in attesa del processo, l'arrestato sia stato rimesso in libertà. Ed ora passiamo allo sport. Sabato il Sassuolo Calcio ha ospitato allo Stadio Ricci il Vicenza per la sua quarta partita amichevole precampionato. I neroverdi hanno superato la formazione ospite con il punteggio di 3-1, grazie alle reti di Haraslin, Boga e Raspadori. Ecco i commenti del post partita. Il primo gol mi è piaciuto perché siamo ripartiti veloce e l'abbiamo chiusa con l'esterno opposto, insomma sono cose che ci fanno bene. E che possiamo sfruttare perché hanno tante qualità i ragazzi. L'azione era, secondo me era bellissima da vedere, poi io gol di testa non si vede quasi mai, però sono contento per il gol, però importante adesso è stare bene, prepararci bene e poi i risultati vengono quasi da soli. Dobbiamo essere un pochino più bravi senza palla perché oggi siamo stati magari un pochino imprecisi con la palla e poi siamo stati un po' frettolosi senza palla per riconquistarla subito, però devo dire che sia sul piano individuale che sulle trame di gioco qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Penso che siamo nella strada giusta, ci siamo ancora sempre in preparazione, quasi in ritiro, mancano 2 settimane come hai detto. Penso che in queste 2 settimane che ci aspettano l'avremo ancora duro e prepariamoci ancora migliore possibile per il campionato. Penso che ci siamo messi bene, ci siamo conosciuti molto bene, tanto io sono arrivato un po' più tardi, poi quando sono arrivato ho visto già squadra che tiene bene, che ci abbiamo abituati molto veloce noi con il nuovo staff tecnico. E come ho detto, siamo in strada buona, giusta, e speriamo di andare bene. Nel primo tempo qualche occasione l'abbiamo concessa, forse più per qualche erroretto nostro che ci può stare. Gli errori fanno parte di tutte le partite, quando si fa tanto qualcosa si può sbagliare e poi ci servono per allenarci anche sulle cose che si sbagliano. Oggi abbiamo creato, abbiamo finalizzato abbastanza, potevamo finalizzare un po' di più, però sinceramente sia dell'atteggiamento che poi del secondo tempo, dove comunque la partita si era messa per certi aspetti anche fin troppo bene, però siamo andati, abbiamo cercato il quarto gol fino alla fine, poi non è arrivato, ma devo dire che insomma sono abbastanza soddisfatto. Sono contento che abbiamo giocato davanti ai tifosi, sono contento che un po' di gente c'era, sono contento che i ragazzi a fine partita siano andati a salutarli, e quindi insomma queste sono belle cose, ecco, le cose che bisognerebbe rivedere allo stadio, fermo restando tutto il resto, è anche più importante la vita normale di tutti. Però insomma mi auguro e ci auguriamo tutti che
che questo sia solo il primo passo. Buona la prima per la scuderia Piedepesante, impegnata ieri a Villanova Solaro per una gara di tractor pulling. Lo Stars and Stripes del team sassolese ha vinto la prima gara del campionato italiano categoria Pro Stock, facendo registrare una misura di 120 metri. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento, come sempre, a domani.